L'anno scorso ho fatto un video che, tramite poco più che un punto di partenza logico, giustificava il diritto di videogiochi appartenenti alla stessa serie di restare fondamentalmente invariati nella loro formula, evidenziando al contempo le linee di pensiero ipocrite espresse dalla moda nei videogiocatori, ma moda in questo caso è un termine puramente statistico, ossia la voce che si trova più frequentemente espressa. Quando un sequel cambia o abbandona le sue radici, le motivazioni possono essere fra le più disparate. Dall'andare al passo coi tempi, al volersi semplicemente rinnovare, al poter aspirare a qualcosa di più, all'esigenza di mercato. Adattarsi, dopo tutto, è la legge dell'evoluzione, ma ci sono casi in cui adattarsi per sopravvivere può richiedere compromessi importanti. Ed è così che gettiamo le basi per parlare anche di involuzione. Indovinate a che frutto sto pensando se dico che cresce su un albero, ha un nocciolo che bisogna togliere quando si mangia, ed è un frutto molto piccolo, al punto che in una mano ne entrano molteplici. Se avete pensato alla ciliegia, avete ragione, ma avete ragione anche se pensate all'oliva. Sono entrambi frutti, ma sono estremamente diversi, se si pensa a che genere di accostamenti si prestano l'uno e l'altro. Le olive infatti si associano al salato, mentre le ciliegie al dolce. Nonostante siano tutti e due frutti, con un nocciolo, che crescono sugli alberi e di dimensioni molto contenute. Diverso sarebbe parlare di ciliegie e radiazioni, perché non hanno nulla in comune se non la loro presenza nel piano ontologico. Questo discorso serve a delineare ulteriormente la base del video. Dei giochi possono cambiare sapore e obiettivo senza però credersi del tutto, o tradire ciò che rappresentano. Avrei volentieri fatto un discorso molto pignolo e quanto più ampio possibile, ma in questo modo non solo avreste un video lunghissimo, ma avrei perso l'opportunità per andare in profondità in un altro video, anche se di altro tipo. Perciò sarò il più chirurgico possibile e vi lascerò un buon margine di interpretazione, altrimenti non finiremo mai. Vorrei cominciare prospettando questa cosa. Pochi mesi fa ho preteso di giocare a Far Cry 3 come se la formula e le meccaniche di gioco fossero rimaste quelle di Far Cry 1, pur con degli ovvi limiti, ed è stato massacrante. Far Cry 3 ha talmente tante differenze col suo progenitore che anche solo pensare a una cosa simile è la vera definizione di follia. Uso Far Cry come primo esempio sia perché è una serie molto conosciuta e che conosco io molto bene, sia perché al suo interno ha avuto una quantità e una varietà di evoluzioni perfette per spiegare cosa intendo con questa parola. Nello specifico ha avuto tre evoluzioni di diversa intensità, e in ordine. Una grossa evoluzione che ha fatto passare il primo da semplice FPS lineare a FPS open world con molteplici obiettivi secondari, nuove meccaniche di gameplay e inedite regolazioni del mondo di gioco. Un'evoluzione un po' più piccola, che con Far Cry 3 ha fatto molto leva sulle cose da fare nel mondo di gioco, espandendole e armonizzandole tra loro, sul potenziamento del personaggio e sul coinvolgimento del giocatore, e dico che è più piccola rispetto a quella di Far Cry 2 perché non ha cambiato sottogenere, o non ha aggiunto cose completamente inedite. E poi un'evoluzione ancora più piccola con Far Cry 5, che modifica semplicemente la linearità e il modo di far crescere il personaggio. Le quali però sono state abbastanza perché molti giocatori lo disconoscano come seguito di Far Cry 3 e 4. Ne consegue che giocare al capitolo del 2018 risulta essere un'esperienza totalmente diversa dal giocare il capitolo uscito 10 anni prima, nonostante condividano genere e sottogenere, cioè FPS e open world. E diventa ancora più diversa se si gioca al primo Far Cry, che in comune con l'ultimo ha solo il genere, essendo composto da livelli lineari e a corridoio per quanto ampi. Far Cry 1 era un'oliva, Far Cry 2 era una ciliegia fuori stagione e Far Cry 5 era una ciliegia colta nel mezzo dell'estate. Cioè, tutti e tre frutti, però due sono più simili fra loro. Perché non proseguire con la formula, le tematiche e le modalità di gioco dell'originale Far Cry, dunque dandosi in anticipo al More of the Same scatenato? Perché non sarebbe sopravvissuto nel 2008, in un'epoca in cui il gaming aveva appena conosciuto la settima generazione di console e anche gli sparatutto puntavano sulla storia e sul coinvolgimento del giocatore in essa, non solo sulla grafica. Qualcosa che Far Cry 2 si è premurato di fare lateralmente, diciamo. 4 anni dopo, Far Cry 3 aveva lo stesso tipo di fardello, in un'era, alla fine della settima generazione, in cui la fluidità del gameplay era diventata una parola d'ordine, e ci è certamente riuscito. È reputato da tantissimi uno dei più importanti FPS narrativi della generazione. È uno step importantissimo che ha decretato non solo la sua presenza sugli schermi di svariati milioni di persone, ma anche che esportare la formula Assassin's Creed 2 era un terreno estremamente fertile, che ha fatto nascere, modificare o terminare altre produzioni di Ubisoft. Ma questa era solo la prima campana. La seconda campana, invece, suona a morto. All'evoluzione di Far Cry 3 è corrisposta anche una involuzione, quella del lato survival, benché, comunque, appena abbozzato, al punto da essere soft survival, come lo chiamo io.
Per alcuni, e mi riferisco ai fan più hardcore di Far Cry 2, questa involuzione è stata motivo di allontanamento. Far Cry era diventato, così, solo un altro FPS in cui sei un superuomo che ammazza tutti. La vera domanda da porsi in realtà è se disfarsi del lato survival sia stata davvero un'involuzione, o se sia al contrario un'evoluzione in piena regola, visto quanto ha ampliato la fanbase. Dopotutto, Far Cry 2 non è stato campione di incassi, e favorire l'accrescimento della fanbase, e dunque delle copie vendute, è ciò a cui punta chiunque metta un prodotto sul mercato. Un Far Cry ancora più survival non avrebbe mai venduto bene quanto il parco giochi di Far Cry 3. E anzi, avrebbe rischiato di non coprire i costi di sviluppo, una fine, fra virgolette, che nei cosiddetti giochi di culto è comune, ma economicamente da tenere lontana come la peste, soprattutto se sei una multinazionale con diverse proprietà intellettuali e ti servono sempre più soldi. I cambiamenti che ha affrontato la serie Far Cry hanno funzionato, sia dal punto di vista economico, sia da quello affettivo dei giocatori, nel senso che ci sono molte più persone che hanno giocato Far Cry 3, ancora di più probabilmente che hanno giocato Far Cry 5, e li reputano il picco raggiunto dalla serie. E ci restano pochi dubbi su quali passaggi abbiano rappresentato un'evoluzione e quali un'involuzione. Questo sempre perché The Gustibus, il survival può piacere o non piacere, di norma non piace alla massa, piace un po' di più agli hardcore fans, ma non sono gli hardcore fans che fanno andare avanti economicamente tutta l'industria. Parliamo di un esempio più unanime. Crackdown è un gioco divenuto famoso per la distruttibilità ambientale, forse ricorderete che razza di flop sia stato Crackdown 3, il seguito del gioco famoso per la distruttibilità ambientale, in cui si distruggeva poco e nulla, eppure male. Un'involuzione tremenda che ha sancito il passaggio di questa feature da fiore all'occhiello a chiodo nella bara. In Metro Exodus, le mappe più aperte, seppur non tutte e seppur piene di micro aree esplorabili a corridoio, sono un'evoluzione rispetto ai livelli lineari di 2033 e Last Light, oppure hanno contribuito ad involvere il level design? Secondo me è stato meglio, anche perché si presta di più alla rigiocabilità e completare le aree opzionali fornisce delle ricompense per cui il gioco vale la candela. Ma in giro ho letto che rammolliscono l'atmosfera, proponendo la claustrofobia tipica dei tunnel della metro solo in pochi punti. Il passaggio dell'isometria di Fallout 1 e 2 al design in prima o terza persona di Fallout 3 ha completamente cambiato il modo di giocare ai Fallout. Sono stati snaturati, vero, ma per ragioni di mercato. Il passaggio al gameplay migliorato di Fallout 4, che consente di fare meno affidamento sulle statistiche e più sull'abilità del giocatore, può essere considerato evoluzione oppure involuzione a seconda del tipo di giocatore. Ma, certamente, aver ridotto anche il resto dell'apparato ruolistico è una chiara involuzione, perché non si sostituisce a qualcosa che faccia da contrappeso in una serie nata come gioco di ruolo. Fallout 3 e New Vegas sono GDR con elementi action, Fallout 4 è un action con elementi GDR. Il passaggio dalla visuale 2D top-down dei primi GTA al 3D con GTA 3, seguito poi da Vice City e San Andreas, eccetera, è un'evoluzione grossa e universalmente accettata. Era solo naturale pensare che un gioco che già sulla carta permette di muoversi tanto liberamente su due assi in futuro avrebbe avuto una terza asse di movimento. Il passaggio ad action GDR degli ultimi Assassin's Creed è stato dettato da ragioni di mercato ed è stata una buona scelta per la compagnia, perché gli ha fatto vendere sempre di più, ma al costo di perdere una parte della fanbase che era già consolidata da anni di uscite annuali. E tra l'altro, neanche a farlo apposta, mentre montavo questo video, GameRanks ha fatto uscire quest'altro video qui che più o meno mostra degli altri esempi. E guarda caso non mostra nessuno degli esempi che ho portato io, quindi se volete avere un quadro ancora più completo potete vedere quel video. Da tutti questi esempi capiamo che è difficile mettere tutti d'accordo, ma anche che certi cambiamenti nell'industria videoludica sono quanto di più darwiniano, perché ci si adatta al cambiamento. Che sia una ragione storica come quella degli Assassin's Creed, ossia quella che ha spinto Ubisoft a dirigersi verso dove vedeva che il mercato stava andando forte, una ragione di accessibilità, come quella di Fallout 3, o semplicemente il naturale passo evolutivo successivo, come quello di GTA 3, per le mani adesso abbiamo giochi molto diversi da quelli che avevamo 15 anni fa. Ho abbandonato io stesso Splinter Cell dopo aver visto che da stealth era diventato action stealth, con la prima parte a tratti più preponderante. Mi riesce difficile pensare che una serie stealth, e anche molto apprezzata come Splinter Cell, servisse una radicale svolta action, anche perché sapevo che Chaos Theory è il preferito di tutti. Ma a quanto pare mi sbagliavo. Quello che vedete in questo momento è un campione statistico che potrebbe non rappresentare la realtà, ma ci conferma che Blacklist è stato comunque molto apprezzato, nonostante la diversità dei primi Splinter Cell, che potremmo considerare meno adatta a un'udienza estremamente ampia che gioca meno stealth, in quanto lo stealth è un tipo di playstyle che richiede impegno e attenzione, cosa che frange di pubblico più casual non impiegano quando giocano. Stiamo solo accennando al repentino passaggio del gaming da interesse riservato alla nicchia
a medium più redditizio della musica, avvenuto nell'arco dell'ottava generazione, e le cui avvisaglie si potevano benissimo vedere nella settima, ma non toccherò in merito. Lo stesso sistema di movimento in Conviction e Blacklist è immediato. Sam si muove molto rapidamente, si arrampica e salta con un'energia che non ha mai avuto nei primi capitoli. In una parola, arcade. Questa definizione si può dare anche a Ghost Recon Wildlands e senz'altro l'ha aiutato a piazzare tante copie, perché il sistema di movimento, ma anche l'uso di vari accessori e delle meccaniche di gameplay era immediato e quindi fruibile. Ghost Recon quindi si è piegato alle nuove regole di mercato che gli ha imposto la casa produttrice, ma poi ha preso un integratore per riacquisire il sottogenere tattico. Breakpoint, come discutevo in questo video che documenta tutto quello che è successo con lui, ha una vena tattica molto più spiccata di Wildlands, ha un sistema di movimento e delle meccaniche abbastanza diversi per poterlo definire meno arcade e più concentrato. In poche parole richiede un po' più di pratica. Anche adesso che ha l'opzione di rimuovere quelle parti di looter quasi GDR che erano pure inutili, Breakpoint non sta conoscendo un rinascimento, perché a suo modo è meno casual di Wildlands. È quasi di nicchia al confronto, e infatti il numero di vendite non è salito di così tanto, nonostante gli aggiornamenti e gli abbassamenti di prezzo. Se Wildlands era l'epitome della formula che vendeva, il generic Ubisoft Open World, una mappa inutilmente grande, per lo più vuota, non lineare, non fantapolitico, il cui aspetto tattico è sfumato al grido di gioca come vuoi, cioè esattamente il tipo di game design che serve ad accaparrarsi più copie che dare alla fanbase ciò che cerca, Breakpoint era per metà ciò che al generic Ubisoft Open World gamer non piace. Tattica, pensiero proattivo e class building, ma nell'open world slash parco giochi del fai come vuoi a acchiappavendite, che per carità poteva funzionare, ma al costo delle recensioni negative, che non sono assolutamente futuribili. Il lato social di tutto questo non vorrei neanche toccarlo, perché sappiamo che molto spesso il modo in cui reagiscono i videogiocatori ai cambiamenti è il modo peggiore. Non che sbaglino ad esprimere il dissenso, ma diciamo che il modo, nel magico mondo dell'internet, non è mai stato importante per le bocche più infiammabili. Alcuni cambiamenti più audaci sono presi come tradimento, altri, quale più quale meno, come morte del franchise, che sia a ragione oppure no. Gli esempi che abbiamo passato in rassegna, per quanto pochi e mirati, sono esemplificativi di come un punto di arrivo possa diventare un punto di partenza. Specialmente quando di mezzo ci sono mode, correnti o anche componenti che minacciano il futuro della serie, dello studio di sviluppo o dell'intera compagnia. Accettarli o meno, e cioè nel caso imparare a giocare in maniera anche molto diversa da prima, è sempre questione di adattabilità, se proprio si vuole continuare. Ma non è mai un obbligo. Il mercato non si regola da solo, ed è con l'acquisto o meno che si fa capire cosa si vuole e cosa no ai publisher e alle software house. Ci sono stati molti casi in cui il dissenso dei giocatori ha fatto cambiare direzione a dei franchise, che sia la malaria di Far Cry 2 o la pesantezza della parametria di Assassin's Creed Odyssey, che poi ha spawnato la quasi totale inutilità della parametria in Valhalla, e in altri casi in cui il responso pesante di giocatori di alcuni giochi ha costretto gli sviluppatori ad intervenire sull'ossatura stessa dei loro prodotti, e tempestivamente. Ma se da una parte certi cambiamenti sono accettati da percentuali diverse dei giocatori, dall'altra dubito che a qualcuno andasse davvero bene lo stato in cui si era presentato al lancio Fallout 76 o si sia trovato bene con Cyberpunk su PS4 e fosse disposto a difendere quello stato a spada tratta. La conseguenza è che Bethesda ci penserà due volte prima di sottoporre un nuovo live service a tema e che CD Projekt si assicurerà di testare a dovere i giochi prima di rilasciarli, soprattutto di non mentire sulle prestazioni. Squadra che vince non si cambia, a patto che vinca bene, e se non vince bisogna seriamente provare a cambiarla. Quantomeno prendere in considerazione l'idea. Grazie per l'attenzione, vi ricordo di vedere il video che menzionavo all'inizio che fa il discorso opposto a questo qui, di lasciare like, commenti, condivisioni di tutto il resto, vedere il resto del canale e unirvi al server Discord in descrizione. Lo stesso spazio in cui troverete la playlist degli spotlight, cioè video a tema concentrati su un certo argomento, in cui, naturalmente, è finito anche questo video. Buona permanenza e alla prossima!